Bentrovati alle TG Med Sport, bentrovato a Salvatore Geraci, opinionista del Corriere dello Sport. Ciao Salvatore. Ciao Luca, un saluto a tutti i telespettatori. La settimana del Palermo inizia con qualche problema, soprattutto in attacco per Giuseppe Iachini, sempre con il primo posto e 4 punti di vantaggio dell'Empoli, ma le notizie che riguardano Hernandez, lo sapete, frattura alla costola, quindi almeno un mese e mezzo di stop prima di rientrare. Lafferty squalificato dal giudice sportivo, rimane soltanto Dybala, anche perché Belotti è andato, ha salutato i compagni dell'Under 21 e poi chiaramente è già rientrato a Palermo per svolgere il suo programma di lavoro per recuperare dal problema tendineo alla gamba. Arriva questa sfida a Castellammare di Stabia in posticipo, quindi tra l'altro già sapendo tutti i risultati delle altre, si gioca con l'ultima in classifica, ma sono quelle partite trappola? Sì, sono di quelle partite che il Palermo affronta settimana per settimana, perché ovviamente c'è per tutti una promessa, battere il Palermo per avere un po' di gloria, un po' di spazio, un po' di pubblicità e qualche punto di sperato. Il Palermo è un po' il bersaglio di tutti, bersaglio nel senso più logico della parola, la capolista, che quindi viene affrontata con il massimo dell'agonismo, dell'impegno, del rispetto delle note che l'allenatore insomma ti propone. E allora vediamo le difficoltà che incontra la squadra, che sono difficoltà alcune volte superabili, altre volte ci si impantana, ma insomma è un copione che il Palermo conosce bene e per il quale non può fermarsi nemmeno se ha un attacco impoverito da un sacco di assenze. Diamo un'occhiata a trmweb.it, il nostro sito, nella sezione sport, tutti gli approfondimenti, ritrovate ovviamente le notizie che riguardano la costola fratturata di Hernandez, l'amarezza di Boscaglia e poi Bellucci squalificato per un turno dal giudice sportivo, dunque piove comunque sul bagnato per il Catania, che però quantomeno per la sfida contro il Cagliari, decisiva per la salvezza, riavrà Bergessio rientrato dalla squalifica, e poi anche la puntata di Rosennero di ieri, con una ampia parte dedicata al calcio femminile, con la situazione della Ludos Palermo che milita nel campionato di Serie B, ma anche un'intervista a Giulia Di Camillo, una delle più grandi esperte di calcio femminile in Italia, e soprattutto una grande campionessa palermitana, l'orgoglio di Ballarò, così l'abbiamo definita, Pamela Conti, ascoltiamo. Great Conti get on the end of it. A terrific goal. What a finish! What a spectacular finish from the Italian. Conti makes it 3-0 and wow, wow, wow. Penso che la cultura italiana ci porti a questa grande differenza tra il maschile e il femminile. Io ho avuto la grande possibilità di andare all'estero. Ci sono anche lì delle differenze, ma sono molto meno rispetto all'Italia. In Spagna funziona che le squadre femminili facciano parte del maschile avendo un unico presidente. È come se in questo momento la Ludos o le Aquile facessero parte del Palermo Calcio e Zamparini dovrebbe essere il presidente di tutte e due le realtà della città. È auspicabile secondo te una situazione simile? Penso di sì, dovrebbe. Spero che i presidenti italiani si rendano conto che in futuro, visto i grossi problemi nel calcio maschile, dovrebbe essere il femminile e sarà il femminile. Perché all'estero se ne sono accorti prima? Perché in Spagna se ne sono accorti prima? Ma noi italiani arriviamo sempre dopo. Penso che sia proprio una questione di mentalità. È difficile comunicare o far conoscere il calcio femminile, ma anche per i genitori italiani, quando dicono mamma voglio giocare a calcio, dico no, ti porta a far ballo perché è uno sport maschile. E questo è un grande dispiacere, soprattutto per la bambina e per il mondo, per il movimento del calcio femminile italiano.
Quanto manca al calcio italiano per arrivare a livelli delle più grandi d'Europa, ma anche le più grandi al mondo? Penso manchi ancora tanto, perché se noi guardiamo, io posso parlare della Torres perché comunque in Italia solo ho giocato con la Torres a grandi livelli, e vediamo che pur essendo la quinta squadra nel ranking mondiale ancora ci sono grossissime difficoltà rispetto alle altre squadre straniere. Quando Pamela ha capito che sarebbe diventata un attaccante di calcio e avrebbe fatto questo per mestiere? L'ho capito all'oratorio di Santa Chiara, quando dovevo vincere 3-0 per far entrare gli altri. Non giocavi all'inizio? Giocavo sempre, altrimenti mi incazzavo. Cosa consigli a una bambina che si vuole avvicinare al calcio, anche magari con le resistenze dei genitori? Io quello che consiglio, la prima cosa è quella di studiare, perché con lo studio, soprattutto adesso dove qualcuno ci prende in giro e non sappiamo mai qual è la verità perché non abbiamo studiato, e seconda cosa di lottare sempre per i propri sogni e di non mollare mai, perché prima o poi ci arrivi. Il sogno di Pamela Conti qual è? Adesso sinceramente è quello di continuare a fare gol e che il calcio femminile italiano diventi professionistico. Abbiamo parlato di una possibilità far andare quasi in parallelo il calcio maschile con quello femminile. Lo fanno già all'estero, quanto è complicato farlo qua in Italia, Salvatore? Ma il problema è di strutture e di politica di base, perché ricordavo che la Francia alcuni anni fa era in condizioni disperate, cioè noi magari l'incontravamo e vincevamo 6-0, oggi invece nell'elite mondiale, grazie a tutto un lavoro federale e al fatto di aver costruito per le strutture femminili delle strutture importanti. In Italia si dovrebbe fare la stessa cosa, incrementare alla base per poter avere poi nei vertici qualcosa di importante, ma purtroppo non si fa, e allora il movimento un po' latita. Però è un movimento che di elite per certi versi, perché l'Italia non è l'ultima arrivata, e perché su questo si può assolutamente lavorare. Certo, sarebbe bello affiancare una squadra maschile ad una squadra femminile. Non so quanto il progetto possa interessare a Zamparini, ma se non glielo si chiede, come giustamente dicevi tu, insomma, non si avrà mai una risposta del genere. Io proverei, chissà che non si riesca a ottenere nella struttura che Zamparini vuole fare anche uno spazio dedicato alle donne, è un movimento che potrebbe avere grandissimo impulso. Ringraziamo Salvatore Geraci, grazie Salvatore. Grazie a te, arrivederci. Ci vediamo nelle prossime edizioni con le parole delle portiere del Palermo. Stefano Sorrentino, grazie e arrivederci. Panificio Badalamenti, infinite specialità da gustare. Arancine, 1 euro. Pizze familiari, a soli 5 euro. Panificio Badalamenti, panificio, rosticceria, pizzeria, dolci classici e moderni. Panificio Badalamenti, Saccattupane, Untellipente. Via Francesco Crispi, numero 290, a Palermo. Info line 388 9088 192.